Voilà, Café Royal. Salve a tutte e tutti, amici ed amiche miei. Sto per fare colazione. Sono le 7 del mattino. Il video forse lo editerò e lo caricherò di pomeriggio o di sera. Spero che tutte e tutti voi vi troviate bene, io un po' meno, perché ho scoperto che YouTube ha cambiato, di repente lo fa molte volte, le sue politiche con gli iscritti, la sua forma di orientarsi. Io che sono partner, c'ho la partnership, in 4 anni mi hanno dato 150 dollari. Adesso da gennaio 2017 ad oggi ho maturato 70 dollari. Adesso se da febbraio non ho nell'ultimo anno 5.000 ore di visualizzazione, capace che non mi pagano. Non sono arrivato a 100 dollari e non mi pagano, mi tolgono pure le monetizzazioni, perché ho caricato un video che non so, dicevano che non era adatto a tutto il pubblico. Mi hanno tolto il live streaming, me lo ridavano a gennaio, però ancora non me l'hanno dato. Probabilmente se non sono partner non potrò più fare il live streaming. Questo è una cosa troppo severa da parte di YouTube. Io dico, vogliono perdere iscritti? Perché quanti come me, nella speranza di guadagnare 100, 200, 300 dollari all'anno o al mese, caricano 2-3 video a settimana in YouTube? Quanti che non avranno accesso più alla partnership, allora vogliono diventare l'Italia. Ma come? Prima si sapeva che tutto il mondo poteva caricare in YouTube ed adesso invece ci vengono a raccontare che no, che non è così, che deve avere 5.000 ore di visualizzazioni in un anno. Se tu carichi un video di 5 minuti, magari non lo guardano al 100%. Ti rendi conto che guarderanno 2 o 3 minuti? Io ho calcolato, non so, dovresti fare 230 minuti al giorno di visualizzazioni, perché non sono 5.000 visualizzazioni, sono 5.000 ore di video visti. È anche colpa di chi si compra finisco di mangiare la noce, perché per darmi energia alle 7 del mattino mangio frutta secca. Cercate nel mio canale col titolo colazione, pranzo e cena. Ho fatto dei tutorial. Chiaramente c'è chi ha fatto degli abusi fra i partner, per esempio quello di pagare certi siti perché gli aumentassero, o facendo il clickbait, guardando dei video perché gli aumentassero, o ascoltando SoundCloud perché gli aumentassero le view dei suoi video, perché gli aumentassero i like e i commentari. Quindi si sono comprati visioni, visualizzazioni. Allora YouTube, che ha ideato degli algoritmi per contare il numero di ore effettive che il canale è visto, e quelle non le puoi alterare, perché con lo scambio di views molte volte ti guardano per 30 secondi o un minuto il video, non per tutta la durata del video.
quindi quello non conteggia. Poi oltretutto riducono la soglia dei video, cioè io c'ho più di 700 video, 750. Vabbè che circa 100 sono trasmissioni di Spreaker, che se volete seguirmi, io adesso sconsolato da YouTube inizierò a trasmettere in Spreaker, che c'ho più di 75.000 ascolti e non li puoi veramente scambiare con niente in Spreaker. Del resto io non ho chiesto neanche mai fuori dall'ambito dei social nessuna view in YouTube, però dicevo, io c'ho quasi 760 o 750 video in YouTube, me ne monetizzano soltanto 23, perché studiano con gli algoritmi il contenuto, le parole, non vanno a cercare il significato delle parole nel loro contesto. Poi quando gli algoritmi non accettano una parola, c'è un impiegato in una qualsiasi parte del mondo che con il traduttore Google interpreterà le parole critiche o chiave. Chiaramente chiave può essere freudianamente allusivo. Ah, chissà, chiave. Infatti, adesso non è che non ti monetizzano il video, ma ci mettono un simbolo di dollaro giallo che significa che non può essere monetizzato in tutte le parti del mondo. Che significa? Che il mio ultimo video di critica a YouTube hanno detto che non può essere monetizzato in tutte le parti del mondo. Probabilmente in Italia, perché ti chiedono in che idioma parli in italiano. Le tue sono delle critiche a YouTube e a Google e ad AdSense che limita a 5.000 visualizzazioni, non solamente a 10.000 iscritti incluso o a 10.000 visioni incluso per i canali che già hanno la partnership. Questo non è giusto, perché se già te l'hanno data vuol dire che tu quotizzavi per la partnership, adesso te la tolgono dicendo che cambiano le regole. Ma insomma, non è giusto, tu già te la sei conquistata, già c'hai $70 da parte, allora che ti diano $70 prima di toglierti la partnership, più un buono di uscita, altri $100, e più io ho perso una Cinepresa Evelio che ho comprato nel 2010 e ho utilizzato per caricare video in YouTube, mi è costata centinaia di dollari nel 2010, chi me la ripaga? YouTube. Adesso mi tolgono la partnership perché non c'ho 5.000 ore di visione all'anno e non, magari non mi danno i $70, datemi $250. Allora io dicevo, non è giusto che sia retroattivo e non è giusto che siano persone che stanno da 6 anni, 5 anni, 8 anni e che già hanno monetizzato qualcosa. Fai da adesso in poi, perché io ho dovuto aspettare anni prima di avere la partnership, perché non arrivavo alle 10.000 views, ho aspettato 1 o 2 anni. C'è gente che ha aspettato di più e che magari ha aspettato 4 o 5 anni 6 e è arrivata a $80. E adesso gli dicono, perché non c'ha 5.000 ore, che gli tolgono la partnership e magari non lo pagano. Così si risparmiano un bel gruzzoletto, un sacco di soldi. Ma come si può fare? Allora, nell'ultimo video in cui io critico questo fatto delle 5.000 ore, caso strano, limitano le monetizzazioni al video. E io ho pensato, vuoi vedere che non lo monetizzano e forse non lo trasmettono in Italia? Perché io parlo in italiano e ho dichiarato nelle caratteristiche del video che parlo in italiano. Magari lo possono vedere in Russia e in Russia monetizza, lo possono vedere in Cina e in Cina monetizza, ma nei luoghi dove più si parla italiano, Italia, Svizzera, Malta, San Marino, magari parte degli Stati Uniti,
lì non si potrà vedere perché in italiano. Se io parlavo in inglese non si vedeva in quasi nessuna parte del mondo. Se io parlavo in Russia non si vedeva in Russia. Se io parlavo in cinese non c'erano problemi, perché i cinesi non vedono YouTube, ma c'hanno, non so se si chiama, non è il Red Tube di YouTube, ma c'hanno proprio un Red Tube cinese, perché loro sono rossi, c'hanno anche l'esercito rosso, che non è l'esercito dei pomodori, ma proprio questa cosa, facendo colazione, ve la dovevo dire. Poi vi dovevo dire, per non fare un po' un video questo pomeriggio, spero che non mi tolgano le live, almeno, anche se mi tolgono le monetizzazioni, così continuerò, perché non mi piace editare il video nel computer. Allora almeno mi filmo, lo carico, le live dal cellulare vengono in bassissima risoluzione, però le guardano molte volte con rispetto a altri video che ho in una settimana 30 views. Con le live posso arrivare a 80, perché non so, piacciono le live, sono cose fatte al momento, alla gente non piacciono le cose studiate, ma nessun mio video è studiato. Io parlo, adesso ci saranno le elezioni a marzo, come sempre tutti i politici sono uguali. Io ormai il 26 gennaio che viene faccio 49 anni, la fascia dei miei ascoltatori va dai 25 ai 35 anni e dai 35 ai 56, poi dai 56 ai 65. Non attraggo molto i più piccoli perché vedono Minecraft, e non attraggo molto i più adulti, avranno qualcosa di meglio da fare anche loro. Attraggo meno pubblico femminile, perlomeno in tutto il mondo, non so in Italia. O perché le donne guardano meno YouTube, forse per quello che le donne sono più intelligenti, o forse perché caricano meno video e nella speranza di farsi guardare i loro video non guardano i miei. Però dicevo, a voi giovani che avete meno di 49 anni e quelli che invece ne hanno come me o più di me capiranno, la politica è sempre stata uguale in Italia. C'è sempre stato gattopartismo. Il Partito Comunista Italiano è andato all'opposizione, sempre si sono stracciati i vestiti in nome dell'opposizione, della difesa dei diritti dei lavoratori. Poi si è scoperto che i sindacati erano collusi con l'impresa. Bertinotti vestito di cashmere e vestito con marche. Voglio dire, quanto guadagnava per vestire in cashmere un sindacalista e poi uno dirigente del Partito Comunista? E un'altra cosa, prima che mi finisca la memoria del cellulare, perché ho solo 26 minuti, non ho preso l'ora. Sempre i politici danno colpa all'amministrazione precedente, ricordatevelo. Per quanto riguarda l'amministrazione del comune di Roma, città capitale, come si chiamava, Rutelli, Alemanno, Marino, adesso la Raggi, danno la colpa, vogliono raggirare, dando la colpa di quello che succede, della spazzatura per le strade, come si chiama, delle discariche, della spazzatura che sono stracolme, delle discariche illegali, non si ritrova altre location per le discariche dello sporco, non si sa come riciclare lo sporco perché non vogliono mettere gli inceneritori, gli inceneritori sono tossici, non si sa come sbaltire i rifiuti, danno sempre la colpa alle amministrazioni precedenti. Adesso avete ratti persino in Ottaviano. Si buttano a fiume, si suicidano nel Tevere perché la città è più sporca e inquinata del Tevere. E la Raggi dice colpa delle amministrazioni precedenti. Avete i disservizi che avete: luce, gas, telefono, internet, servizi pubblici,
che avete, ma è colpa delle amministrazioni precedenti. Adesso o voi cittadini che andate al voto, se andate al voto, perché andrà meno del 50% degli aventi diritto, vedranno come è colpa degli amministratori precedenti. Quando voterete un nuovo partito, che ci sarà un nuovo partito per Roma, anche loro vi diranno è colpa delle amministrazioni precedenti. Dopo 2, 3, 4 anni, non si sa. E così andrà avanti, quindi non ve la prendete. Guardate il video che ho caricato, che ho fatto ieri sulla meditazione. Guardatevelo e capirete che l'unica rivoluzione possibile è quella interiore dell'individuo che riscopre se stesso attraverso la meditazione. La rivoluzione interiore, non politica, economica, sociale. Adesso vi lascio perché non voglio fare il video troppo pesante, ma vi ricordo che la politica si ripete dai tempi del pentapartito, del post-guerra, di Tangentopoli, di Mani Pulite, di post-Tangentopoli. Si sono sempre rinciucciati. Adesso il PD sta con il PDL, il Movimento 5 Stelle all'opposizione sostituisce i comunisti e beh, veramente... Beppe Grillo ha detto: grazie a noi gli italiani non scendono in strada a fare una rivoluzione. Allora chi ha voluto dire che il suo movimento era diversivo, era una distrazione, non serviva a niente? Questo ha voluto dire Beppe Grillo, che loro sono venuti a essere un diversivo come l'eroina e le droghe negli anni 70, l'estasi negli anni 80. La droga sintetica oggigiorno e l'alcol sempre a fiumi, da sempre ci sono stati incidenti per l'alcol il sabato notte, la domenica e poi tutti i giorni della settimana. La gente sceglie quelle fonti di evasione per evadere dalla società corrotta, dalla politica corrotta, oppure sceglie nuovi partiti politici pensando che la soluzione sia sempre nello stesso: migliorare quello che va male. Invece la politica andrà sempre male. Scegliete come evasione, scegliete come fonte di rinnovamento la meditazione, perché soltanto con l'introspezione cosciente e con la coscienza della propria individualità è che si riuscirà a cambiare il mondo. Se tu cerchi di cambiare il mondo non ci riuscirai mai, ma se tu cambi te stesso, se ognuno di noi cambia se stesso, cambierà il mondo. Ciao gente, mi raccomando, fate i bravi. Fate i bravi bambini, andate a votare a marzo, perché se no qualcuno di andrà a votare al posto vostro. Però ricordatevi, votate in coscienza, ma sapendo che non serve a niente, ma andate a votare, perché se no il sistema magari si vota da solo. Perlomeno mettetelo in difficoltà, scegliete qualche lista minore, qualche partito assurdo, ma votate. Votate per quelli che sapete che il sistema, il Movimento 5 Stelle ormai già fa parte del sistema. Votate per qualche straccione marginale, votate per qualcuno che non conta niente. Non vi dico la parola, se no YouTube mi toglie la monetizzazione. Ma andate a votare, se no il sistema riempirà la vostra scheda, come hanno fatto già anni fa, che c'era nel cestino della spazzatura milioni di schede stracciate. Quindi i brogli li fanno lo stesso, votate o no. Però voi andate a votare, mi raccomando, se no poi votano al posto vostro e vi trovate con PD e PDL che hanno vinto e il Movimento 5 Stelle all'opposizione, come dai palazzi di potere si stanno già predisegnando. Quindi andate a votare, ma con la coscienza di votare un partito piccolo e dei rappresentanti sconosciuti. E poi mi raccomando, la vera rivoluzione inizia dal vostro interiore, riscoprendo la vostra individualità attraverso la meditazione. Nessuna rivoluzione religiosa, politica o economica ha mai avuto successo. Anzi, dopo le rivoluzioni francesi c'è stata la restaurazione, si è ritornati indietro. Saluti dal vostro Sant'Enchan, e se questo video e tutti gli altri miei vi piacciono, mi raccomando, condivideteli, aiutate il mio canale a sopravvivere. Ciao! 22 secondi mi mancavano a finire la memoria. Ce l'ho fatta, 22 secondi e poi non avrei più potuto registrare. Ciao. 22 secondi,
per un pelo. Che tempismo che c'ho proprio intuizione. 22 secondi.